bella. Complimenti. Bravo. Grazie, grazie a lei. Complimenti. Inizia così la giornata del governatore che approda a Vo. L'immagine di Luca Zaia nella cabina di guida di questa macchina è l'emblema del presidente nella cabina di guida del Veneto, la regione che più di tutte e prima di tutte ha costruito e lanciato il modello di zona rossa con tamponi per tutta la popolazione. Da qui è partita tutta questa vicenda il 21 di febbraio, però è bene anche che ricordi, dico con serenità, perché se non avessi quel 21 febbraio sera deciso in autonomia e contro legge di fare 3.500 tamponi, mi ricordo i tecnici mi dissero ormai è una follia, io dico, facciamoli perché non si sa niente di sta roba, ecco, non avremmo isolato gli 88 positivi, non avremmo curato i cittadini e abbiamo soprattutto evitato che Vo diventasse una bomba virale per tutto il Veneto, perché poi questa è la verità. Ricordo che Vo ha pagato caro questa partita, perché a parte essere la prima realtà in quarantena con la firma della mia ordinanza, ma soprattutto ho avuto il primo morto del Covid occidentale, non di italiano, a livello internazionale. Da Vo, sul confine col Vicentino, il presidente veneto ricorda il passato, ma guarda al futuro. La nuova sfida è gestire i migranti e l'importazione del Covid dall'estero. Il tema dei focolai, diciamo, non autoctoni è un tema ormai reale. Il 55% dei focolai in Veneto non sono domestici. E dobbiamo fare in modo di non buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Il tema degli immigrati, soprattutto dei nuovi ingressi, è un tema pesante. Nel momento in cui, in particolar modo, si vede che molti di questi migranti non scappano dalla morte e dalla fame, ma sono magari tunisini che hanno deciso di venire a fare una loro esperienza di vita in Italia. Il Veneto che guarda avanti è il Veneto che, alle parole, preferisce i fatti. E una delle organizzazioni più efficienti durante le emergenze ambientali e sanitarie è la Protezione Civile. Per questo oggi un'azienda vicentina di Grumolo della Badesse ha donato alla regione una macchina che sarà utile alla collettività in diverse occasioni. Sì, Protezione Civile in generale per anche comuni, applicazioni. Infatti volevo cogliere l'occasione per donare le chiavi del mezzo, forma ufficiale. Grazie, ecco qua. Pensiamo che questo mezzo per la protezione civile o per qualsiasi organizzazione che si prende cura del territorio in condizioni normali o di emergenza che sia possa essere estremamente utile e essenzialmente svolgere compiti assolutamente d'aiuto per la comunità. Quindi grazie. Grazie a lei.